bisogna spingersi avanti, andare fino in fondo, andare e quindi rischiare. Il rischio è una cosa che bisogna affrontare e bisogna affrontarlo fino in fondo. Quindi lei ha fatto il suo dovere e purtroppo le cose sono andate così. Dunque ha fatto fino in fondo il suo dovere di inviato in zona di guerra. Maria Grazia Cutuli, la giornalista del Corriere uccisa ieri in Afghanistan, non aveva la qualifica di inviato. Era una semplice redattrice. Inviata speciale l'ho diventata ieri sera, ad honorem, come ha annunciato il direttore De Bortoli, nel corso dell'affollatissimo incontro con i suoi redattori. Le prime pagine dei giornali oggi hanno aperto tutte con le foto di Maria Grazia e notizie sulla sua morte. E sul Corriere della Sera il direttore Ferruccio De Bortoli, che in queste ore si appresta a partire per il Pakistan, ricorda che la Cutuli non indossava alcuna divisa, se non quella orgogliosa della propria professione. In via Solferino il clima è decisamente meno frenetico di ieri. Nella stanza degli esteri, dove lavorava la Cutuli, nei giorni in cui non era in giro per il mondo, i fiori coprono la sua scrivania. E tra i colleghi con cui Maria Grazia aveva iniziato a lavorare c'è tristezza. Ieri si sono riuniti al Circolo della Stampa di Milano per discutere di guerre dimenticate, ma soprattutto per ricordare la figura di chi, come Maria Grazia, quelle guerre non le aveva mai ignorate. Era una giornalista che univa a una grande capacità professionale una grande passione, la passione per la difesa dei diritti umani.